Amici trader, buongiorno e bentornati al nostro consueto appuntamento con le analisi di finanza online. Mercati, come vedete, sempre più in attesa della BCE che si terrà domani. Quest'oggi intanto vedremo, come sempre, di fare il punto sul nostro listino principale, il FTSE MIB, e poi vedremo due titoli, Campari, appunto, che ieri ha dato i conti trimestrali, e successivamente vedremo Telecom. Come abbiamo detto, gli operatori stanno aspettando ormai di avere news da parte della BCE, ad esempio soprattutto in termini di LTRO, e infatti da qualche seduta l'indice si è stazionato praticamente poco sopra i 20.700 punti, insomma in area 20.800 punti. Così anche oggi l'apertura, che è leggermente positiva, ma probabilmente ormai bisognerà aspettare fino a domani per vedere, diciamo, un ritorno di volatilità al rialzo o al ribasso in base un po' a quello che uscirà dalla BCE. Quindi diciamo i livelli per il momento rimangono gli stessi, non ci sono grandi news. Al ribasso eventualmente un primo supporto sarebbe a 20.236, dove praticamente adesso troviamo anche la media mobile 200 periodi. Un break di questo livello aprirebbe verso quello che a mio avviso è il supporto chiave, quello di 19.300. Al rialzo invece, diciamo che ormai non manca tanto, no, al raggiungimento dei 21.122 punti, che è un livello di resistenza molto importante per l'indice italiano, che poi aprirebbe di fatto verso i 22.000 punti in caso di rottura. Vedremo quindi come reagirà il mercato appunto dopo le news dalla BCE. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Non sono piaciuti al mercato i conti di Campari, che infatti, come vedete, nella seduta di ieri ha subito fortissime vendite, ritornando, chiudendo sotto gli 8 euro. Oltre, diciamo, al dato trimestrale, va detto che insomma Campari comunque è un titolo che ha performato molto bene, ha corso tanto, beneficiando anche del fatto appunto di essere comunque un titolo difensivo in una fase di mercato. Mi riferisco soprattutto, diciamo, alla seconda metà del 2018, che è stata particolarmente, diciamo, difficile, quindi ha colpito soprattutto i titoli ciclici a favore di titoli più invece non ciclici, e come vedete appunto adesso abbiamo un po' di forti prese di beneficio. Tra l'altro, insomma, si notano i volumi su questa candela, sono stati molto importanti. Questo, diciamo, che spinge più per ulteriori ribassi, a favore di ulteriori ribassi del titolo, e appunto poi vedete anche RSI che è andato di colpo sotto il livello del 50. Quindi diciamo un primo obiettivo potrebbe essere intorno ai 7,5 euro, dove più o meno vedrete che staziona anche la media mobile 200 periodi. In caso di rottura di questo livello, un ritorno a 7 euro, dove abbiamo una trend line anche rialzista di lunghissimo corso. Movimenti rialzisti, diciamo che visto la candela di ieri, statisticamente ovviamente provare un long è più rischioso, quindi non conviene almeno aspettare appunto un ritorno verso 7,5-7 euro, per poi al massimo vedere come ci arriva il titolo, e in quel caso poi pensare anche a strategie, no, eventuali rimbalzi. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Telecom Italia oggi apre leggermente positiva, ma si mantiene, diciamo, sopra un livello di supporto abbastanza importante, 0,5454. Cosa possiamo dire sul titolo? Beh, innanzitutto vedete che la partenza che ha guidato poi questo trend rialzista, ve lo faccio vedere meglio, quello a partire praticamente dai minimi del 23 di gennaio, 0,433, vedete che comunque un po' di slancio lo sta perdendo in termini di volumi. Momentum per il momento è favorevole, non dà alcun segnale negativo, non vi sono divergenze, si nota comunque che c'è ormai sta preparando il titolo, il test della media mobile 200 periodi. Io, come anche avevo, diciamo, detto fine dello scorso anno, quindi quando ci eravamo avvicinati ai 0,6 euro, diciamo che per posizionamenti più di medio lungo periodo io aspetterei
la rottura seria dei 0,6 euro. In tal caso sì, avremmo un cambio di sentiment importante per il titolo, altrimenti diciamo si può ovviamente sempre giocare, no? Un trade più di breve periodo, in tal caso appunto in caso di rottura della media mobile provare appunto il raggiungimento dei 0,6. Al ribasso invece considerate questa trend line e 0,517 come livelli che se infranti aprirebbero verso 0,50 e poi 0,479. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.